Franz Liszt fu una delle personalità più scintillanti tra i compositori di musica classica nell'Ottocento. Intellettuale, cosmopolita, eccentrico e virtuoso del pianoforte, in grado di riempire le sale da concerto, ma soprattutto infaticabile compositore. Il suo corpus musicale comprende anche varie musiche per organo. Ricordiamo inoltre che ha aperto la strada al poema sinfonico, in cui la musica diventa un mezzo narrativo. Iniziò prestissimo sotto la guida del padre, buon dilettante di musica, al servizio del principe Miklos Esterházy, lo studio del pianoforte e già a 9 anni era in grado di suonare in pubblico. Grazie a una borsa di studio assegnatagli dallo stesso principe, si trasferì con la famiglia a Vienna, diventando l'allievo di Czerny per il pianoforte e di Salieri per la composizione. Alla fine del 1823 si stabilì a Parigi, proseguendo lo studio della composizione con Paer. Frattanto acquistava popolarità come pianista nei salotti parigini, conquistandosi l'amicizia dei più illustri personaggi e artisti dell'epoca. Dal 1843 al 1861 Liszt è maestro di cappella a Weimar, dove stringe amicizia con Wagner. Di questa città fece il centro musicale più importante della Germania. Giunto ormai al culmine della fama, poté dare un aiuto concreto a musicisti che stentavano ad emergere. Si adoperò soprattutto per Wagner, del quale diresse il Tannhäuser e in prima esecuzione Lohengrin nel 1850. Sostenne anche Schumann e organizzò un festival dedicato a Berlioz. Recatosi a Roma dopo aver reciso i contatti con la corte di Weimar, colto da inquietudini religiose, vestì l'abito talare. Nel 1865 Papa Pio IX gli conferisce gli ordini minori, coronando così la sua aspirazione giovanile ad appartenere agli ordini ecclesiastici. Nonostante l'età avanzata, continuò la propria attività artistica, spostandosi dall'una all'altra delle maggiori città europee, fino a luglio del 1886, quando si spense dopo aver assistito a una rappresentazione del Tristano di Wagner a Bayreuth. Liszt è considerato il fondatore di uno stile compositivo innovativo. Le singolari doti costituirono un costante stimolo alla ricerca di nuove forme di scrittura. Nelle composizioni orchestrali desiderò trarre dal linguaggio musicale la massima espressività, anche come mezzo capace di ricreare le più sottili emozioni del linguaggio letterario e pittorico, come pure l'elaborazione di un linguaggio svincolato dalle forme compositive tradizionali e anticipatore di una libertà di concezione e di sviluppo che direttamente prelude alle conquiste dei grandi tardoromantici. Nel corso della sua attività di compositore, Liszt ha scritto un gran numero di opere per organo, non solo pezzi appositamente composti per il re degli strumenti, ma anche molte trascrizioni, probabilmente perché considerava l'organo lo strumento più adeguato alla loro esecuzione. Tuttavia, questi capolavori non hanno occupato, almeno sino ad oggi, il posto che meritano nel repertorio dei concertisti. Ad esempio, non sono stati raccolti integralmente nell'edizione curata da Karl Straube, per le edizioni Peters, indivisa in 2 volumi. Ciò nonostante, la blasonata casa editrice ha dato l'impressione di aver riscoperto le composizioni organistiche di Liszt, per non parlare della personalissima revisione redatta da Marcel Dupré per le edizioni Bornemann di Parigi nel 1941.
Dobbiamo perciò attendere l'edizione Edizio Musica di Budapest, curata in quattro volumi da Margita e Sandor nel 1971 per avere un testo il più possibile attendibile e completo. L'obiettivo primario di questa edizione è stato quello di presentare l'opera completa di Liszt sulla base dei manoscritti e le fonti principali, depurate dagli errori. L'abbandono immeritato delle opere per organo listiane non è certo dovuto solo a problemi di pubblicazione, vi erano altre motivazioni di ben altro spessore. Cerchiamo di chiarire la questione. La maggior parte di questi brani appartengono alla più personale, intima astrazione musicale, in modo tale che le problematiche d'esecuzione richiedono un'attenta e introspettiva soluzione, per non parlare delle difficoltà d'ascolto che impongono all'ascoltatore medio. Insomma, un giovane desideroso di successo non le inserisce di certo in programma. Uno dei compiti più difficili da risolvere è proprio l'appropriata colorazione, vale a dire la registrazione. Al fine di chiarire alcuni aspetti del problema, sarà opportuno ricordare l'ideale artistico-costruttivo degli organi del periodo, soprattutto dal punto di vista della fonica. Una mutazione graduale del gusto estetico ha dato luogo alla costruzione di strumenti concepiti sull'esaltazione dei registri di 8 piedi, mentre mutazioni e file acute sono gradualmente trascurate, se non del tutto escluse, in favore di uno sviluppo improntato a trarre la massima possibilità espressiva da uno strumento che per sua natura non la possiede, attraverso l'uso di tremoli, crescendo e quant'altro serva a rendere l'espressione soggettiva del romanticismo. Da alcuni studiosi, a mio avviso, dalla miope visione, è considerato un periodo di decadenza dell'arte organaria. Personalmente penso che ogni letteratura musicale abbia bisogno della propria ambientazione. Allo scopo di suggerire un ideale sonoro adeguato, riporto lo schema fonico dell'organo della cattedrale di Merseburg, strumento suonato da Alexander Wittenberger, uno degli interpreti più entusiasti delle opere listiane. Molte prime esecuzioni sono legate al suo nome, con l'autore più volte presente alle performance. Lo strumento, è stato costruito tra il 1853 e 1855 da uno dei più significativi organari del Nord, Friedrich Ladegast.